Buongiorno da Moena, da Stefano Ballerini dal canale 96 di Tele Firenze Viola Super Sport. Inizia il secondo giorno intero. Ieri abbiamo parlato di metà giornata, quello che è successo dalle 17 in poi. Bella giornata, sullo sfondo la collinetta sopra il centro sportivo Benatti. Andiamo a raccontare quello che è successo di sostanziale di questa mattina, tutto incentrato sull'inaugurazione del Viola Village. Presenti il sindaco di Cortina, Gio Barone, l'amministrazione cortinese, duplice taglio del nastro, prima il sindaco e poi anche ha voluto tagliarlo anche Barone. Una piccola constatazione polemica, ma signori, non c'è un plesso di sala stampa per le nostre postazioni, le postazioni audio, le telecamere? No, bisogna fare l'intervista di Barone nella calca del Viola Village, uno sopra l'altro, senza audio, modello staccionata della Valiana di tanti anni fa, al buon cuore di chi deve organizzare ed è pagato per fare questo. Buongiorno da Stefano Ballerini, mattinata dell'11 luglio, iniziata con l'inaugurazione in duplice taglio del Viola Village. Presenti Gio Barone, il sindaco di Cortina Costner, parte dell'amministrazione di Moena. Primo taglio a cura del sindaco Costa, nel secondo di Gio Barone, che poi ha provveduto personalmente a distribuire le magliette della Fiorentina a tutti con tanto di cognome stampigliato sulle spalle. Poi Barone veniva circondato dalla stampa, telecamere, cellulari, dando vita ad una sorta di sala stampa colpevolmente all'aperto, uno sull'altro, senza audio, modello inaccettabile, non potendo fare domande, eccetto i tre meglio posizionati. Non va assolutamente bene, c'è un plesso stampa comodo con le nostre postazioni, con gli audi, con le riprese, la possibilità di fare le nostre domande, e allora signori, per favore, assolutamente usiamolo. E allora sembra di essere tornati alla vecchia staccionata qui poco fuori di Andrea Della Valle qualche anno fa. Va bene, allora non posso ovviamente riportarvi direttamente domande e risposte, non si è capito nulla e me ne scuso. Intanto sul campo, sessione breve, poco più di un'oretta, al solito un po' di tutto, dal richiamo mattutino muscolare a qualche schema, cross, tiri, niente di assolutamente straordinario. Ci si rivede oggi pomeriggio e credo che si farà più sul serio. Poi seduta con i piedi nell'acqua, la crioterapia nel fiume. E poi a chiudere c'è la foto sul sito e ve la fanno vedere da controllo da remoto Enrico Milano, che ringrazio, Cabral e D'Ambra Abate convocati per la sessione autografi al Viola Village. Dunque, per la mattina dell'11 luglio da Moena, centro sportivo Benatti, per il canale 96 di Tele Firenze Viola Super Sport, Stefano Ballerini vi saluta e vi ringrazia. Ci sentiamo per l'aggiornamento a fine pomeriggio. Grazie, buona giornata a tutti, mi raccomando, forza Viola a 360 gradi. Grazie, a presto, a più tardi. Gio Barone al villaggio. C'è una sorta di inaugurazione del Viola Village. Alessandro Ferrari, Arturino Mastronardi, tutti i colleghi, la mascotte. Thank you.
Quasi tutto pronto. Chi è che c'ha le forbici? Poi noi andremo a trovare il sindaco Stricker in comune per fare il punto della situazione. O forse quello è il sindaco. Arriva Gio Barone. Il sindaco qual è? Quello alto con la maglietta bianca? No, non è lui? Italia. Eccolo qua. No, aspetta, nera la macchinetta. Si va col taglio. Eccolo. Vado. Primo pezzo. E là, applauso di circostanza, grazie. Ovviamente il taglio lo vuol fare anche tutti insieme. Gio Barone, da parte della Fiorentina. Grazie. Molto bene. Taglio duplice. Cosa fatta? Iacta est. Grazie di cuore. Quindi per chi dovesse commentare, nel caso si può dire la rifinitura, il tocco finale sarà a gusto. Adesso non so se ma vediamo, no? vediamo, non è che siamo attenti a tutto quello che sta succedendo, dobbiamo fare qualche uscita dei ragazzi giovani che vanno a giocare, perché abbiamo la Fiorentina del futuro, è una Fiorentina che assolutamente deve avere dei giocatori del settore giovanile, perché abbiamo un ottimo settore giovanile. Allora quello è il futuro, poi siamo attenti su tutto quello. Allora dire oggi si continua un pochino troppo presto. Direttore, sono stati pochi allenamenti, però le chiedo già l'impatto che ha avuto Jovic, intanto dal punto di vista tecnico, se proprio quello che gli serviva, ma anche per i tifosi, perché effettivamente viene da subito, no? Considerato una stella, quindi se ci può dire l'impatto che ha avuto Jovic. Allora io, certo, tutti i giocatori hanno un impatto, no? La gente che è qui a Moena ha confermato prima di questa settimana. Certo, Jovic è un giocatore di un livello altissimo, ovviamente dove ha fatto la squadra della Fiorentina, siamo super contenti per la conciliazione di Napoli con Real Madrid, ed è evidente l'anno scorso, perché quest'anno qui sta facendo un ottimo lavoro sulla nostra relazione in tutta Europa. Pian piano oggi portare avanti una squadra a essere molto. Posso chiedere anche se su Dodò ci sono degli aggiornamenti, il ragazzo che state seguendo, se è davvero atteso in questa settimana? È un ragazzo certo che stiamo seguendo, però al momento non posso dire più di questo, avrà il suo tempo, ci stiamo lavorando, abbiamo bisogno di tempo. Poi per andare su Moena e tutta la tifoseria, io voglio ringraziare infine, abbiamo già 10.000 abbonati per questa stagione, no? Anche se abbiamo un meccanismo di fare l'abbonamento online, moderno, ormai è tutto online. Vorrei ringraziare la tifoseria che nuovamente
è un stile di vita particolare, ma la stagione oltre al ringraziamento direttore c'è un messaggio che vuole lanciare. Il posto è un posto molto particolare, ormai siamo da tanti anni qui e siamo super contenti, la squadra si sta preparando abbastanza bene, poi quest'anno è già importante che ci siamo presentati con una squadra più o meno completa per iniziare il campionato. Siamo attenti su tutto quello che sta succedendo, dobbiamo fare qualche uscita dei ragazzi giovani che vanno a giocare, perché abbiamo la Fiorentina del futuro, è una Fiorentina che assolutamente deve avere dei giocatori del settore giovanile, perché abbiamo un ottimo settore giovanile, allora quello è il futuro e poi siamo attenti su tutto quello. Allora dire oggi si continua o non si continua è un pochino troppo presto. Certo, Jovic è un giocatore di un livello altissimo, ma ovviamente deve far parte della squadra, della rosa della Fiorentina. Siamo super contenti per le nostre elezioni creati con il Real Madrid, era evidente l'anno scorso e anche quest'anno qui stiamo facendo un ottimo lavoro sulle elezioni in tutta l'Europa. E pian piano ora si deve lavorare per portare avanti una squadra e essere molto competitiva. Ma Nicola è un giocatore della Fiorentina, c'è un altro anno di contratto. Ovviamente Nicola è un giocatore importante, sarà il sesto anno che lui è qui nella Fiorentina, è un giocatore, come tutti noi sappiamo, per questa squadra di livello, si continua a parlare, ovviamente la società lo vuole qui. Amrabat e Cabral, la sessione autografi mattutina. Cosa fatta? Devo aggiungere in conclusione di programma, perché sono arrivate, le abbiamo trovate in giro, le poche parole di mister Vincenzo Italiano a Mamma Rai. Questa mattina l'allenatore Viola ha detto: vogliamo toglierci sempre più soddisfazione. Insieme a squadra, società e staff cercheremo di fare il nostro meglio. La macchina con il suo motore è ben avviata, speriamo di metterci sempre più benzina dentro per toglierci soddisfazioni. Gol, speriamo di metterci anche quelli, fanno vincere le partite. Si accomiata stampando un bel sorriso. Queste le parole di Vincenzo Italiano. Ovviamente a fine servizio mi mando anche le parole di Gio Barone, registrate durante il taglio dell'ingresso al Viola Village 2022. Da Moena di nuovo è tutto, grazie Stefano Ballerini, linea alla regia, ci sentiamo oggi pomeriggio.